Benedetta Tobagi, con noi questa mattina al Premio Ilaria Alpi, e arrivi qua con una nuova carica, quella di consigliere della RAI. Come stai affrontando questa nuova avventura? Beh, è un grosso impegno, un grosso onere, però siamo tutti molto motivati perché c'è moltissimo lavoro da fare. Devo dire che io conosco da molto tempo l'attività del Premio Ilaria Alpi. Devo dire che ci tenevo particolarmente a essere qui presente all'apertura del premio, perché comunque Ilaria Alpi era una telegiornalista della RAI, per cui in considerazione anche del ruolo che riveste adesso, per me era molto importante essere qui, perché per ricordare la sua memoria in questo posto dove poi la sua memoria viene fatta vivere, non solo per fare dei workshop di approfondimento sul giornalismo d'inchiesta, in particolare televisivo, per assegnare premi e per, diciamo così, raggruppare persone che comunque credono molto nell'eredità e nella fecondità del suo lavoro. Ecco, l'associazione Ilaria Alpi e te ha una cosa in comune, anche il tenere viva la memoria di giornalisti che in qualche modo hanno perso la vita perché appunto stavano facendo bene il loro mestiere. Tu sei figlia di un grande giornalista, Walter Tobagi, e quindi Ilaria Alpi è una giornalista che ha perso la vita come Walter. Ecco, questa cosa che ci accomuna, come la stai portando avanti? Beh, io vorrei anche ricordare che il premio Ilaria Alpi è legato da tanti anni alla rete degli archivi per non dimenticare, che si occupa di memoria in una maniera molto concreta, perché in realtà è una rete, ha messo in collegamento archivi privati, ma anche adesso hanno cominciato a legarsi a questa iniziativa anche degli archivi di Stato, che conservano documentazione relativa al terrorismo, alle stragi di matrice terroristica, alle vicende di criminalità organizzata e altre pagine poco chiare e oscure del nostro paese. Per cui io credo che la cosa forte che ci accomuna è un'idea di memoria molto viva, operativa. Io detesto la frase vuota, retorica, il dovere della memoria. Quale dovere della memoria? No? Quale memoria? Io credo che la cosa che rimane molto forte, in particolare a chi non solo per storia personale ma anche per passione e per cultura, è legato soprattutto alla memoria di chi è stato ucciso nell'esercizio di una professione come quella giornalistica, resta molto forte il senso dell'importanza di conservare i documenti che servono a consolidare una conoscenza del passato, per cui una memoria che trapassa man mano nella ricostruzione storica, che quindi è basata su documenti e per questo può avere poi si può solidificare, può essere maggiormente condivisa. Questo è molto importante, secondo me. L'ultima domanda che ti faccio riguarda un po' questo tuo nuovo compito, cioè del consiglio di amministrazione della RAI. Il passaggio lascerai ovviamente Caterpillar, quindi ormai lasci l'esperienza radiofonica definitivamente, almeno insomma finché farai il tuo lavoro insomma nel consiglio di amministrazione, ma proseguirai invece la tua carriera insomma di ricercatrice, immagino. Attualmente sì, sto scrivendo un secondo libro che è un saggio in forma narrativa intorno alla strage di Brescia del 28 maggio del 74, una vicenda della strategia della tensione particolarmente significativa sia per il peso che hanno avuto i depistaggi, e qui ci sono molte eco tristi con altre vicende che hanno segnato la nostra storia, e poi sto portando avanti un progetto di ricerca anche sullo stragismo, per cui queste mie attività continuano, mentre invece per la radio per il momento vi lascio nelle mani di Filippo Solibello, Marco Ardemagni, Cinzia Poli e il nuovo acquisto Natascia Lusenti su Caterpillar AM.